Sì, grazie Presidente, anche per avermi ricordato che era un emendamento a mia firma. E questo emendamento è particolarmente significativo perché nella proposta di delibera che avevamo depositato andavamo ad incidere principalmente sull'orario dell'attuale ZTL Centro Storico. Con questo emendamento implementiamo il deliberato e diamo un indirizzo importante anche per quanto riguarda l'estensione dell'attuale ZTL Centro Storico. Chiediamo infatti di andare a ricomprendere anche l'area di Via di San Gregorio e di Via Petroselli fino a Piazza Bocca della Verità. Questo perché? Perché andrebbe in coerenza con una serie di progetti che stiamo portando avanti, penso alla riqualificazione e all'allargamento degli spazi pedonali di Via di San Gregorio e di Via Labicana, penso al progetto di pedonalizzazione di Via dei Cerchi e di Piazza Bocca della Verità, penso quindi a tutti questi interventi, al GRAB che interesserà quell'area e quindi chiaramente tutti questi interventi per essere completati necessitano anche di una riduzione dei flussi di traffico dei mezzi privati e quindi di un'estensione dell'attuale ZTL Centro Storico, che voglio ricordare ad oggi, se un lato del Colosseo è più o meno pedonale, c'è l'altro lato, quello verso Via Claudia, per intenderci, verso appunto Via di San Gregorio, che ad oggi non è neanche area, non è neanche zona a traffico limitato e quindi soprattutto nelle ore di punta risulta fortemente congestionato. Chiaramente estendendo l'area della ZTL, appunto come chiediamo di fare, tutte queste aree potranno essere liberate dal traffico privato e maggiormente fruibili e accessibili sia con il trasporto pubblico che a piedi o in bicicletta. Quindi ecco anche un indirizzo importante per andare a completare il quadro degli interventi che vorremmo attuare a partire dal prossimo anno.